Si è svolta il 24 aprile 2012 la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca alla memoria in diritto e procedura penale della professoressa Kiyo Matsura. Cosa ha significato per l'Ateneo della Sapienza, i rapporti e l'amicizia e la collaborazione professionale con la professoressa? Ma da sempre noi come Sapienza siamo aperti all'interazione con le grandi culture, fra queste ovviamente anche quella giapponese. La professoressa Matsura è stata un ricercatore attento a questo, ha fatto degli stage presso la nostra università ben 2 volte, poi tanti viaggi di questo tipo. La sua famiglia l'ha voluto onorare lasciando anche una donazione che incrementerà questi tipi di rapporti. Quindi internazionalizzazione nel segno della professoressa Mazzura, a cui abbiamo dato questo dottorato di ricerca alla memoria in riconoscimento dei suoi studi importanti nel campo del diritto della famiglia, il diritto penale e quant'altro. La professoressa da giovane ha studiato in questo Ateneo e poi nel progresso della sua attività scientifica e didattica ha poi voluto lasciare un segno tangibile di quello che lei ha ricevuto da questo Ateneo, perché lei diceva che appunto aveva conosciuto il diritto europeo e il diritto romano grazie agli studi fatti in Italia. E quindi la cerimonia di oggi e la donazione che lei aveva lasciato come legato nel testamento dimostra quanto, diciamo, il nostro Ateneo sia apprezzato all'estero, forse molto più che da noi stessi. Con la sua particolare attenzione al fronte comparatistico tra i vari ordinamenti e culture, la professoressa ha costituito un fondamentale ponte di collegamento tra la cultura italiana e quella giapponese. These kinds of events In che between modo Italy questo and evento Japan influisce are sui more rapporti important? culturali tra Can you Italia e explain Giappone? why? Well, the relationship between Japan and Italy is so thick Le and relazioni tra Giappone ed so Italia sono molto strette and strette ed hanno una multifaceted lunga storia. relationship Questo è un between evento those molto simbolico, ma noi abbiamo un trascorso importante di scambi culturali. this is very symbolic Abbiamo event, un'opportunità we importante have a per long dare seguito history a of questi rapporti interculture accademici e and this culturali is tra due paesi che important. possono darsi tanto. According to you, how Secondo lei, come we potrebbe develop svilupparsi this questo rapporto relationship nel in the future? futuro? Many levels, academic level down to a grassroots Si può level, but sviluppare as an sia nell'ambito ambassador representing accademico sia Japan, in qualsiasi I can do altro campo. whatever I like to do L'ambasciata and giapponese in my questo ha un ampio utmost. spazio di Well, manovra e sometimes sicuramente again io in the near tornerò in future I will futuro come back to the nell'Università di Roma Sapienza La to make Sapienza per lectures, promuovere to nuovamente communicate with scambi the young culturali con le giovani generations students here. generazioni. Come si è tradotto in termini di relazioni con il Giappone nell'ambito culturale, ma non solo? Sì, adesso avremo una somma importante per borse di studio per studenti giapponesi da noi, per qualche studente italiano che andrà in Giappone e soprattutto per sviluppare questo tema importante del diritto civile e del diritto penale comparato fra i due ordinamenti. Questo è ancora più importante perché nella globalizzazione certamente si porranno sempre più problemi di comparazione fra i diritti delle diverse nazioni. Giappone e Italia sono due nazioni importanti, comunque destinati ad essere sempre fra le prime 10 al mondo per importanza economica e sociale, e quindi è giusto e importante che noi andiamo avanti su questa strada. L'Italia e il Giappone hanno avuto sempre dei buoni rapporti nelle varie epoche storiche, insomma, anche se sono due mondi lontani con due civiltà completamente diverse. Questi studiosi, questi personaggi come la professoressa Matsura sicuramente hanno contribuito a un grande avvicinamento che poi non significa solo la cultura, ma significa anche tante attività imprenditoriali, industriali, quindi diciamo anche in una prospettiva della cultura che fa da battistrada poi ad altre attività molto importanti che sono i rapporti diplomatici, economici tra i paesi. Una cerimonia che affianca all'aspetto commemorativo lo scopo di fornire l'opera della professoressa come riferimento per i giovani a cui ha dedicato una parte rilevante della sua attività didattica. Ci siamo riuniti oggi per commemorare vostra sorella, conferendole un dottorato alla ricerca e alla memoria. Come vi piacerebbe ricordarla? Io penso che il volere della professoressa sarebbe che gli studenti si rivolgessero con una curiosità intellettuale verso un mondo nuovo che non conoscono e con questo foraggiassero il loro studio. Anch'io sono dello stesso avviso, penso che sia necessaria molta reciproca comprensione da parte di Giappone e Italia, quindi vorrei che vi muoveste in questo senso e questo vorremmo lasciarvi come ricordo.